20:30, buonasera. In primo piano l'udienza di stamani. Dio ama ogni vita. Prosegue la catechesi del mercoledì dedicata ai comandamenti. Oggi davanti a 26.000 fedeli, Papa Francesco ha parlato del quinto, non uccidere, ricordando il valore della vita, ha condannato ancora una volta l'aborto. Paolo Fucili. La formulazione è concisa, però, spiega Francesco, riassume tutto il male del mondo. Guerra, speculazione sul creato, cultura dello scarto e qualunque sistema sottometta l'uomo a calcoli di opportunità sono tutte aggressioni alla vita. Udienza a San Pietro oggi sul quinto comandamento, non uccidere, neppure in nome della salvaguardia di altri diritti, aggiunge il Papa, chiedendosi come può essere civile, terapeutico, umano, sopprimere una vita innocente nel suo sbocciare. Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Ad esempio, il Papa continua, quando si scopre che un bambino nascerà disabile e anziché vicinanza e solidarietà, i genitori ricevono frettolosi consigli. Cioè, un modo di dire, interrompere la gravidanza significa fare fuori uno, direttamente. Tutto dipende, in sostanza, da quale parametro usiamo. Il denaro, meglio togliere fuori questo perché costerà, il potere, il successo. Questi sono gli idoli del mondo. Il parametro giusto, invece, ribatte Francesco, è l'amore con cui Dio ama ogni vita e vuol tirarci fuori dal nostro egocentrismo. In ogni bambino malato, in ogni anziano debole, in ogni migrante disperato, Cristo sta cercando il nostro cuore per dischiuderci la gioia dell'amore. Di qui anche il plauso del Papa al forte, dice, volontariato italiano, ma non uccidere vale anche per la propria vita. E qui il pensiero infine va ai giovani. Tu sei un'opera di Dio, non minovalutarti, non despreziarti con le dipendenze che ti rovineranno e ti porteranno alla morte. La politica, il governo è alle prese con la manovra, bisogna far quadrare i conti. A Palazzo Chigi nel pomeriggio il vertice con le aziende di Stato cui il Premier Conte ha chiesto di investire ed assumere. Augusto Cantelmi. Si va avanti con la manovra nonostante le bocciature, da ultimo quelle delle agenzie di rating Moody's & Fitch. Anzi, il governo rilancia con un piano di investimenti concordato con i grandi manager delle aziende partecipate riunite a Palazzo Chigi. Abbiamo illustrato alle principali aziende di Stato, che erano tutte ben rappresentate, abbiamo illustrato la nostra manovra, i dettagli soprattutto per quel che riguarda il piano di investimenti. E per quanto riguarda i numeri abbiamo esplicitato che stiamo parlando di 20,7 miliardi per il prossimo triennio. Parlo di quelli che abbiamo stanziato con questa legge che andiamo adesso ad approvare. Gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Quindi questa è la promozione che mi interessa, che coloro che fanno impresa garantiscono migliaia di assunzioni nei prossimi mesi grazie al superamento della legge Fornero. Però l'agenzia quindi, ci ha detto che è l'agenzia. Io vorrei dire anche un'altra cosa, che tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti è una buona cosa che boccino quella attuale. Perché significa... Ragazzi, ha parlato il Presidente del Consiglio, dai. Dopo il Presidente del Consiglio non parla nessuno. Solo l'agenzia Fitch. Dopo il Presidente del Consiglio non parla nessuno. Nessun passo indietro, dunque, con una manovra da 36,7 miliardi di euro illustrata dal Ministro dell'Economia Tria in una nuova audizione in Commissione Bilancio di Camera e Senato. E l'esecutivo chiede aiuto anche ai cittadini, allo studio Speciali Buoni del Tesoro. Maria Sara Farci ci spiega tutto. Niente fedi in cambio di ferro senza valore. Eppure c'è chi con un po' di malizia li paragona a loro alla patria di mussoliniana memoria. Li chiamano CIR, conti individuali di risparmio, e altro non sono che l'asso nella manica con cui i tecnici della Lega sono pronti a gettare sul tavolo per far fronte agli attacchi dello spread e degli speculatori. Ma che cosa sono e come dovrebbero funzionare?
Potremmo chiamarli la novità nel campo dei titoli di Stato e potrebbero essere introdotti nel decreto fiscale collegato alla prossima legge di bilancio. Della durata di 18 mesi potranno essere acquistati da tutte le persone fisiche residenti in Italia. Ciascun individuo potrà investire fino a 3.000 euro l'anno per una cifra complessiva di 90.000 euro. 4 le tipologie disponibili: CIR ordinario, junior, lavoro dipendente e TFR. In pratica l'investitore potrà scegliere in quale fetta di debito pubblico investire. In cambio riceverà una serie di sgravi fiscali come la deduzione del 23%, la non pignorabilità e nessuna tassa sui rendimenti. Il credito d'imposta annuo previsto è di 3,5%, ma solo a patto che i CIR vengano mantenuti fino alla scadenza dei titoli e siano utilizzati come garanzia per altre operazioni. Il tutto con un doppio obiettivo: da una parte riportare il debito nelle mani degli italiani e dall'altra finanziare opere pubbliche come scuole e strade. È salito a 9 il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno travolto Maiorca nelle ultime ore. La situazione è critica anche in alcune delle regioni italiane. Alessandra Camarca. La furia delle acque non ha lasciato scampo a Maiorca, 9 persone sono morte e almeno 6 risultano disperse a causa dell'alluvione che ha messo in ginocchio l'isola spagnola, causando anche 200 sfollati. Tra le vittime anche una coppia di turisti britannici annegata in un taxi a Saint Laurent, cittadina sommersa da un'ondata di fango. La pioggia torrenziale ha colpito in particolare la località a circa 60 km est di Palma, ma anche Sant'Iliot sul mare. In 4 ore sono caduti 22 cm d'acqua. Cifre che danno la misura della tempesta. Saint Laurent è una località che, nonostante non sia sulla costa, anche in questo periodo è frequentata da molti turisti. L'intensità del temporale ha portato all'esondazione di diversi torrenti e corsi d'acqua che hanno raso al suolo tutto quello che hanno incontrato e intrappolato centinaia di persone nelle loro abitazioni. È emergenza maltempo anche in Italia, colpita particolarmente la Sardegna, funestata da piogge, temporali e allagamenti. Nel Cagliaritano per l'ondata di maltempo è crollato il ponte sul rio Santa Lucia, lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Sempre nel sud, in particolare nel Serra, Busseno, Ogliastra, l'allerta durerà fino alla mezzanotte ma potrebbe essere prolungata anche a domani. In alcuni comuni, sempre nel Cagliaritano, i sindaci hanno deciso di chiudere in via precauzionale le scuole. Preoccupazione anche in Liguria, dove per l'allerta a maltempo è subito scattato il potenziamento del presidio territoriale nella zona del crollo del ponte Morandi. E oggi, presso la sede del Parlamento di Bruxelles, la consegna del premio cittadino europeo. 4 i vincitori italiani nell'edizione 2018 nel segno dell'accoglienza. Tra questi Don Virginio Colmegna, fondatore di comunità di accoglienza nel campo della sofferenza psichica e dei minori. Marco Bergamaschi lo ha incontrato. Ma il senso di questo premio è il fatto che c'è una motivazione, che è l'accoglienza, l'attenzione ai poveri e in particolare ai migranti, perché questa è la nostra esperienza. Quindi ho sentito proprio che è un riconoscimento per gli ospiti, è un riconoscimento per questi ospiti in cui tanti di loro hanno marciato da Perugia ad Assisi per dire che c'è una grande domanda di pace, che vogliono reagire a questo clima di intolleranza, di rancore con le dolcezze, uso questa parola forte di Papa Francesco, della mitezza, della capacità di dire che si può ricostruire solidarietà. In questo senso sono debitore anche dei miei ospiti, i volontari e gli altri. E torniamo a Lanciano in Abruzzo per ascoltare la testimonianza del dottor Carlo Martelli, picchiato brutalmente da una banda di rapinatori feroci, assicurati tutti alla giustizia dalla polizia. Arrestato oggi il 6° bandito, lo hanno catturato in Romania. Vito De Torre. Quello che è accaduto ai coniugi Martelli ha profondamente scioccato Lanciano, cittadina abruzzese in provincia di Chieti, piccolo centro conosciuto finora per il miracolo eucaristico. Il dottor Martelli è una persona stimata e conosciuta da tutti, in particolare per aver fondato l'ANFAS Lanciano, un'associazione di famiglie con persone disabili. Proprio da una difficoltà personale, un figlio portatore d'handicap, il dottor Martelli ha realizzato una delle punte d'eccellenza in Italia nel mondo della disabilità. Un fatto che rende ancor più ingiusta la brutale aggressione subita da lui e da sua moglie. Sono passate 2 settimane da quell'incubo, restano ancora evidenti le ferite. Il mio terrore è pensare che un giorno ci sarà una causa
e magari sarò anche costretto ad andarla a guardare in faccia. Dottor Martelli, se oggi lei avesse la possibilità di acquistare un'arma, lei la comprerebbe? Non è nella mia cultura. È chiaro che poi gli amici, i parenti dicono no, migliora quel tipo di serratura, metti un allarme che ti dà un minimo di difesa. Che io però la sera prendo un'arma, lo metto sul comodino e mi attrezzo per difendermi la notte qualora arrivasse qualcuno. Fra l'altro in questo caso, anche volendo, non potevo difendermi perché mi hanno malmenato mentre dormivo. In questa storia l'unica cosa bella che noi abbiamo trovato è l'anfas di Lanciano, che lei ha costruito. Se nella vita ognuno che ha un problema poi cercasse in qualche modo di darsi da fare o comunque di agevolare la risoluzione, forse questo mondo sarebbe un po' diverso. Però tendenzialmente questo pregio che ho avuto è solo perché io l'ho fatto e qualcun altro no. La musica con un brano inedito scritto da Dolores O'Riordan, la leader dei Cranberries, scomparsa di recente. È stata composta in gaelico, si intitola Iosa, cioè Gesù, ed è una preghiera che la cantante rivolge a Dio. Silvio Vitelli. Il video non è affatto definito, l'audio poco chiaro. Si tratta di un concerto del 1991, nel corso del quale Dolores O'Riordan presenta una canzone molto particolare, mai pubblicata finora, scritta in gaelico-irlandese, antica lingua di origine celtica. Il titolo della canzone è Iosa, che significa Gesù. Dalla prossima settimana non sarà più necessario affidarsi a quella vecchia registrazione, perché Iosa farà parte del cofanetto che celebra i 25 anni dal debutto dei Cranberries, e lo fa a 9 mesi di distanza dalla morte di Dolores, trovata annegata in una vasca da bagno intossicata dall'alcol. Gesù, venga il tuo regno, canta Dolores, ripetendo ad ogni verso Iosa, Iosa, la stessa ripetizione che si trova in un componimento anonimo popolare, vera e propria preghiera a Dio nella lingua irlandese. La scelta di Dolores non stupisce. Nata in una famiglia profondamente cattolica, si era schierata apertamente contro l'aborto, aveva incontrato San Giovanni Paolo II e partecipato a diverse edizioni del concerto di Natale in Vaticano. La sua Ave Maria aveva fatto da colonna sonora al film di Mel Gibson La Passione di Cristo. Quello stesso pezzo di Schubert che aveva eseguito in duetto con Big Luciano durante il suo Pavarotti and Friends. Siamo in chiusura, ma prima la riflessione del direttore del sismografo Luis Badiglia sulla prossima canonizzazione del Beato Paolo VI. È il minuto di... Domenica Papa Francesco eleverà agli onori degli altari Papa Paolo VI e il vescovo salvadoregno martire Oscar Romero. Diventeranno santi della Chiesa Cattolica Universale. È una grande notizia per tutta la Chiesa, nel caso specifico per l'America Latina, perché Monsignor Romero, arcivescovo martire, ha perso la vita nella sua lotta in favore della dignità umana nel suo paese in America Latina, in favore della libertà e della dignità umana. Quindi in un qualche modo quello che succederà domenica sarà l'inizio di una nuova maniera di leggere la realtà dell'America Latina, della sua Chiesa, sofferta e spesso attaccata. Fra Romero e Paolo VI c'era una grande amicizia, non solo gerarchica, ma anche affettiva. Alcuni presenti in un'udienza in cui si sono incontrati tutti e due raccontano che Paolo VI disse a Monsignor Romero: il limite della dignità umana non deve essere mai varcato. E Monsignor Romero le rispose: è vero. E questo non si impara in una scuola di ballo, si impara in una scuola del cuore. E il cristianesimo è una scuola del cuore. È tutto per oggi, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna domani alle 12. Buon proseguimento di serata con TGTG.